Cantina Morema è una cantina che sta nel sud Sardegna, principalmente Serdiana, zona comune votato proprio al vino e all'agricoltura vinicola in generale. È un'azienda che nasce da un progetto di una imprenditrice, di una giovane donna, Elisabetta, che già di generazione sono vignaioli praticamente, e di conseguenza è nato questo progetto da un'idea che già aveva a suo tempo coltivato insieme a sua mamma, di creare una cantina, un'idea nuova, giovane, e un approccio al mondo del vino per molti versi, per certi versi, al femminile. Da qui anche il nome della cantina, Mora e Memo. Mora perché è la donna sarda che si contrappone ai quattro mori, okay, quindi è Mora in questo caso, e Memo perché chiaramente fa riferimento alla memoria, alla famiglia, alla quarta generazione ormai già di vignaioli, chiaramente con una proiezione di uno sguardo verso il futuro. Questo è Mora e Memo, una cantina che è presente in diversi mercati, non solo in Italia, in Sardegna, ma anche all'estero, con dei mercati che curiamo direttamente in prima persona, grazie a un ottimo rapporto che abbiamo con i nostri importatori e distributori. E quindi è un'azienda che fa della viticoltura, dell'amore per il vino, della coltivazione, diciamo quasi maniacale, la cura maniacale delle vigne, fa veramente il suo must. E la fortuna di questo approccio che ha Elisabetta e i suoi collaboratori verso il vino chiaramente si rivede poi nel contenuto che sta all'interno delle bottiglie. Produciamo essenzialmente dei monovarietali, e quindi abbiamo produzioni classiche della viticoltura sarda come Canonao, Vermentino, piuttosto che un po' di Nuragus, Monica, e non mancano anche chiaramente alcuni vitini internazionali, quindi abbiamo un po' di Sauvignon Blanc, Cabernet e Merlot. Questo insomma, ecco, all'interno dei nostri vigneti si coltivano sia i monovarietali giustamente tipici autoctoni sardi che chiaramente quelli di respiro internazionale. Ma è sempre una bella esperienza avere questo tipo di queste manifestazioni in Sardegna, nella propria terra. Noi chiaramente veniamo da manifestazioni di respiro di rango internazionale, o perlomeno votate da un pubblico più ampio, ok? Ci auguriamo che altrettanto possa verificarsi chiaramente qui al Porto Cervo Wine Festival, da qui in avanti ovviamente. Ed è bello lo scambio chiaramente con dei pareri, con la realtà sarda. Io e i miei collaboratori veniamo da manifestazioni come il Pro Wine in Germania, lo stesso Vinitaly che si è svolta di recente, e chiaramente lì siamo uno scambio, un contatto a livello ovviamente internazionale. Stare qua in Sardegna chiaramente ci consente anche di avere sempre un occhio alla realtà locale, che è molto importante, perché non ci deve mai far perdere di vista dove siamo, dove operiamo, in quale contesto chiaramente noi lavoriamo, perché quando andiamo a parlare di Sardegna, questo almeno è l'approccio che abbiamo noi come Mora e Memo, quando andiamo a presentare i nostri vini all'estero o anche in Italia, prima di tutto parliamo di Sardegna, noi veramente ci vantiamo, siamo orgogliosi e fieri di essere degli ambasciatori della Sardegna, e quindi sì, prima si parla della Sardegna, delle sue tante varietà, non solo relative chiaramente ai vini, ma anche proprio al suo aspetto di un Sardegna praticamente come un continente. Noi di queste ne parliamo tantissimo, andiamo orgogliosi, è l'approccio giusto e corretto per poi parlare dei vini. E quindi ripeto, stare qua a Porto Cervo in questa location che è veramente è meravigliosa, ci consente veramente di avere uno scambio anche ai nostri conterranei, che è sempre molto importante da questo punto di vista. I nostri primi critici sono sempre i nostri conterranei, chiaramente, che già conoscono Monica, Canonao, e quindi da loro prendiamo sempre spunti molto interessanti.